Sono Elena Olivetti, ricercatrice dell'INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Siamo molto contenti di poter partecipare anche quest'anno alla Notte dei Ricercatori e di questo ringraziamo le organizzatrici e tutti gli enti che, concedendo i propri spazi, hanno concesso di realizzare l'evento. L'INRIM è un ente pubblico che svolge ricerche multidisciplinari nel campo della metrologia. Ma che cos'è la metrologia? Beh, se non lo sapete, credo che questa sia una buona occasione per scoprirlo. L'INRIM sarà presente alla Notte dei Ricercatori in due luoghi distinti, con uno stand al Museo del Risorgimento e inoltre aprirà la propria sede storica in Corso Massimo d'Azeglio 42. Nello stand al Museo del Risorgimento ci saranno giochi per i più piccoli per conoscere l'importanza delle unità di misura, mentre per i più grandi, gli adulti, potranno scoprire come il 2019 sia stato un anno speciale per la metrologia perché ha visto un'importante revisione del sistema internazionale delle unità di misura. Sempre al Museo del Risorgimento ci sarà un polo di attrazioni magnetiche in cui si esploreranno le proprietà magnetiche della materia e la relazione tra il magnetismo e l'elettricità per comprendere come questa forza invisibile e apparentemente misteriosa del magnetismo sia indispensabile per la tecnologia attuale. Nella sede storica di Corso Massimo d'Azeglio 42 ci saranno poi esperimenti elettrizzanti basati sulle proprietà delle alte tensioni e forti correnti in un laboratorio dove si mantengono i campioni di queste grandezze e si eseguono tarature e prove su apparecchiature elettriche che entrano anche nelle nostre case. Per il programma dettagliato degli eventi vi invitiamo a visitare il sito www.inrim.it e vi aspettiamo il 27 di settembre.